Una giornata dedicata interamente ai giovani e al lavoro, quella organizzata il 31 gennaio dal Comune di Napoli presso il complesso di San Domenico Maggiore. Focus dell'iniziativa sono stati futuro e lavoro. Infatti, sono stati illustrati gli avvisi pubblici dei progetti Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici e Giovani per il sociale, finalizzati alla crescita, all'inclusione sociale e naturalmente all'occupazione. Alla presentazione sono intervenuti Alessandra Clemente, assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli, e il ministro del Lavoro Giuliano Poletti. In mattinata il ministro ha presenziato anche all'apertura del Rainbow Center, un rifugio per il contrasto alla violenza e all'ingiustizia sociale. Poletti è stato anche contestato da un gruppo di giovani precari che ha anche improvvisato davanti al ministro una partita di calcetto per rispondere a una sua vecchia dichiarazione secondo cui per trovare lavoro è meglio giocare a calcetto che mandare curriculum.